Buona giornata e benvenuti ad un altro appuntamento con le Daily News di Mr. Gadget, che poi tra l'altro è un appuntamento che trovate ogni sera a partire dalle ore 20 su Radio Number One, che peraltro poi vi aspetta anche per tutto il resto della giornata, almeno nel nord dell'Italia. Allora, novità, noi ovviamente ogni giorno ne seguiamo alcune, impossibile dare tutte le notizie del mondo high-tech che è molto prolifico. Oggi partiamo dai BBM Channels. Ieri è stato aggiornato BBM per, ovvero BlackBerry Messenger, su BlackBerry 10 e BlackBerry OS, e questo introduce i Channels che già da un po' si stavano sperimentando. È in pratica un nuovo social network costruito da BlackBerry per i propri utenti, che adesso ovviamente si allarga anche al mondo di iOS e di Android, anche se Channels non è ancora disponibile nelle versioni per iOS e per Android. Che cos'è? Un vero e proprio social network, si possono postare foto, articoli, condividere le posizioni, gli stati d'animo. Un vero e proprio social che chissà se riuscirà a trovare spazio in un mondo che è già molto affollato. Android ha aggiornato ieri YouTube, migliorando molto la ricerca, soprattutto per quanto riguarda i canali. Sarà quindi molto più facile trovare il canale Luca Viscardi dedicato a Mr. Gadget, ma se state guardando questo video probabilmente l'avete già fatto. Altra novità riguarda i PC, perché arriva la guida vocale, quindi la possibilità di dire ok Google al proprio computer e cominciare a fare una ricerca senza bisogno di toccare la tastiera. Per il momento, così come vale per i telefonini, è un'esclusiva della lingua inglese. Speriamo prima o poi di avere accesso a questa funzione anche al di fuori del mondo anglosassone. Novità che riguarda sempre più o meno il mondo Google riguarda la Chromecast, quella chiavetta che si inserisce direttamente nella porta HDMI di un televisore e che poi vi permette dal vostro tablet o dal vostro telefonino Android di mandare dei contenuti, in particolare ciò che state ascoltando con Play Music, ciò che state guardando con Play Movies e anche i contenuti di YouTube al vostro televisore in modo molto semplice. In vendita anche su Amazon italiano, la sorpresa non proprio piacevole è che costa il doppio di quanto costi negli Stati Uniti. $35 negli Stati Uniti, €62 più le spese di spedizione in Italia. La differenza è abbastanza comprensibile, ma tant'è che questa è la notizia. Galaxy S5 si comincia e si continua il gioco dei rumors. Secondo alcuni avrà tra le tante funzioni una multi-conference call, in pratica una conference call che si potrà fare a più persone. A me sembra che sia esattamente la fotocopia di Hangout, qualcuno ci spiegherà perché c'è bisogno di fare un'altra funzione totalmente identica su un prodotto che ha già Hangout, non lo scopriremo mai. Mr. Gadget con questo ed altro anche su internet su mrgadget.net, ciao!